del settore in pavé di Munichen Beg. Eccola Becker, così giusto per controllare la situazione in testa al gruppo, ma adesso la regia si deve concentrare su queste tre. Forza Elena, Elena Cecchini, a lei sono affidate le speranze e le nostre ambizioni. Una medaglia è lì perché se la giocano queste tre, la possibilità dunque di andare a bissare il successo dell'anno scorso con Marta Bastianelli sulle strade di Glasgow in una percorso, in una prova che per certi versi al di là del tempo, qua fortissimo vento, l'anno scorso invece era la pioggerellina scozzese che condizionò la gara, un percorso che però per certi versi lo può richiamare quello di Glasgow con tante difficoltà planimetriche. Una cosa credo si possa dire prima di arrivare alla pavé, Alessandro, indicazioni importanti anche in vista della gara dei professionisti di domani: che si possa arrivare a ranghi compatti secondo me è quasi impossibile. No, un gruppo con 60 corridori, secondo me domani non decisamente domani sarà una volata a ranghi ristretti. Intanto stiamo per entrare nel pavé e provo a pensare magari solamente se rimangono 80-90 corridori l'ultimo giro, un'accelerazione su un tratto in pavé con un po' di vento, e vuol dire mettere in fila il gruppo e sicuramente vuol dire rompere questo gruppo, quindi a mio parere la volata sarà molto molto ristretta. Elena Cecchini è lei che prende in testa questo tratto di pavé con sulla ruota la Klein, terza posizione poi per Amy Peters, eccola qua la ragazza delle fiamme azzurre, la sua club è la Canyon SRAM, 27enne di Udine, ci sarà tutta l'Italia, tutta la nazionale italiana a fare il tifo qua ad Alkmaar per Elena Cecchini, un tifoso speciale d'eccezione chiaramente Elia Viviani che è appunto il fidanzato storico, una delle coppie più belle del ciclismo italiano, quella formata appunto dalla Cecchini e da Viviani. Non hanno rischiato un contatto, ma forse anche colpa del vento. Sì, io credo sia stata proprio una folata di vento che ha costretto l'atleta della Norvegia, mi sembrava, a sganciare il piede e andare verso il marciapiede. Per fortuna è riuscita a tenere la bici in equilibrio e è riuscita a non cadere. Allora attenzione perché ora c'è il forcing da parte della Klein, che dovrebbe essere la meno veloce delle tre e sicuramente la più passista delle tre, Lisa Klein, che ha già conquistato una medaglia, quella d'argento, nella prova a cronometro nella categoria elite femminile, ha cercato di scrollarsi di dosso con una improvvisa accelerata le altre due nel tratto di pavé, non ci è riuscita e adesso cominciano anche le prime fasi di studio con la Peters, importante in modo particolare in una volata con soltanto tre elementi, importante la posizione, no? È importantissima, attenzione a questo controllo fra le due che potrebbe favorire la tedesca. Siamo all'ultimo chilometro. Si guardano la Peters e la Cecchini e sarebbe un errore imperdonabile lasciare qualche metro di troppo alla Klein. È andata adesso la Peters a chiudere questo buco, ma attenzione, evidentemente sanno che la sfida è fra loro due, la Peters e la Cecchini. Si studiano, si guardano, si controllano queste due, ma non bisogna sottovalutare la Klein. Fortunatamente in quel momento la Klein non si è girata e non si è accorta di quel buco di 10 metri. Se l'avesse fatto sarebbe stato veramente duro per le due dietro andarla a riprendere. Elena Cecchini, terza posizione, davanti Amy Peters per l'Olanda, prima posizione in questo terzetto che si sta andando a giocare la volata per il titolo europeo, la tedesca Lisa Klein, ultima boccata dalla borraccia per la friulana. Una grande risultato, una grande giornata per la squadra ancora una volta, così come era stato stamani per la vittoria di Alberto Dainese tra gli under 23. Al di là di quello che sarà il risultato di questo sprint conclusivo, ancora una volta l'Italia che ha dimostrato di essere sicuramente a livello di struttura complessiva la nazionale guida del movimento femminile, e ormai siamo nel rettilineo conclusivo, superato anche l'ultimo ponte con la doppia
doppia curva a destra, è in terza posizione, dunque teoricamente è messa nella posizione migliore la Cecchini per cercare di lanciare lo sprint, perché bisogna assolutamente evitare una volata di testa. 300 metri all'arrivo, 2.50 in questo momento, ottima la posizione della nostra Cecchini, Elena Cecchini al terzo posto, parte la volata. Ed ecco la volata, la lancia la Peters, saltata facile la Klein, parte adesso anche lo sprint di Elena Cecchini, difficile andare a recuperare sulla Peters, è in seconda posizione la Cecchini, ma è netto il vantaggio di Amy Peters, lei che vince il titolo europeo, seconda piazza per Elena Cecchini, terza per Lisa Klein, è arrivata con la friulana anche un'altra medaglia comunque, ed è la prima medaglia di argento per la nazionale italiana in una spedizione davvero dal bilancio ottimo, con 3 medaglie d'oro, oggi il primo argento e 4 bronzi. E poi questa è la volata del gruppo, peccato per la Cecchini, però obiettivamente la Peters, forte anche del suo spunto veloce che tante volte aveva messo in evidenza anche nelle prove su pista, si è limitata a controllare, a gestire, no, questa situazione. È stata una Peters molto molto forte e soprattutto anche molto intelligente. Quando è partita ai 200 metri ha superato la tedesca e si è spostata sulla destra per non tenere la Cecchini nella sua ruota, quindi ha lasciato la Cecchini all'aria e l'ha costretta a fare qualche metro in più scoperta, e questo gli è costato la vittoria. Comunque una bravissima Elena Cecchini che ha portato a casa una bellissima medaglia di bronzo, d'argento scusa. Eh sì, davvero un ottimo risultato comunque per la Cecchini, che quest'anno non aveva ottenuto grandi risultati, era stata quarta alla Twarstor Vlaanderen, quinta a Cittigli, ottava alla Gan Wevelgem. Rivediamo qua il momento in cui parte la Peters. Ha avuto anche un attimo di incertezza nel lanciare la propria volata la Cecchini. Sì, è partita un po' a rilento rispetto all'olandese, ha perso subito quel metro e mezzo, e quel metro e mezzo non è più riuscito a recuperarlo purtroppo, però bella prestazione, bella gara, ripeto, un ottimo secondo posto dietro a una grande Peters e soprattutto una fortissima Olanda. Eh sì, Olanda che questa volta ha interpretato in maniera magari in alcuni frangenti un po' bislacca, un po' strana tatticamente questa gara, però per fortuna delle olandesi sono riuscite a centrare il bersaglio grosso con la Peters, però secondo me in alcuni casi era abbastanza discutibile la tattica dell'Olanda, anche perché poi lo abbiamo visto da quello che è stato il risultato finale, era nettamente la più forte delle tre in volata la Peters, dunque perché andare a rivoluzionare tutto, a scombussolare tutto per poi magari far vincere la Bastianelli davanti alla Wilde, e lo avremmo tanto voluto. Ma l'abbiamo sempre detto che questa tattica dell'Olanda nell'andare a